Salve, salve a tutti. Ciao, sei già in diretta, ti avverto. Lo sospettavo. Proprio tempismo perfetto, ci siamo sentiti, innanzitutto sto parlando con gli Ibridoma, anche se onestamente non ricordo con chi degli Ibridoma. Ciao a tutti, sono Leonardo, il bassista degli Ibridoma. Ok, piacere di conoscerti. Dicevo, stavo parlando prima, microfoni spenti, con il bassista appunto degli Ibridoma e gli dicevo risentiamoci fra un 5 minuti. Tempismo perfetto, finita la canzone, telefonato te, guarda. Grazie mille. Non succede così spesso, come te, spero. Allora, cerchiamo di diventare seri perché noi siamo una trasmissione seria. Parlaci un po' degli Ibridoma, dai. Gli Ibridoma sono nati dal nostro batterista Alessandro Morroni, che ha deciso, diciamo, di formare un gruppo innanzitutto di genere rock un po' più leggero di come siamo diventati ora. E, diciamo, ha formato la prima formazione da Cristian Bartolacci, Simone, adesso non mi ricordo i cognomi, un po' di emozione. Va bene, non ti preoccupare. Ok, Simone Musetta, Pietro Alessandrini e Lorenzo Petrini. Da qui sono seguiti varie formazioni, vari cambiamenti di line-up che hanno visto il cambio in Sebastiano Ciccalè, Marco Vitali e per l'appunto me. Abbiamo con questa formazione scritto l'ultimo album attualmente, che è Goodbye Nation. Bella domanda. Non sono molto abituato a parlare in radio. Non ti volevo mettere in difficoltà e pensa che noi spesso siamo peggio degli emozionati alla prima volta, quindi non ti far problemi a parlare con noi, guarda, assolutamente. Ci proverò. Allora, Goodbye Nation, terzo disco per gli Ibridoma. Come si è evoluto? Noi abbiamo parlato di un'evoluzione e qui leggo che si tratta di heavy rock massiccio, ma è un disco adatto anche per i cultori delle nuove sonorità. Come dici, diciamo che i cambi di line-up possono essere serviti, diciamo, a questa maturazione del gruppo? Beh, indubbiamente sì, perché comunque rispetto ai membri originali che ascoltavano prettamente hard rock e heavy metal, io, Marco e Sebastiano veniamo anche da generi molto più diversi. Io e Marco veniamo dagli Antagonist, un gruppo che fa urban death metal, e Sebastiano che suona nei Dextro, che è un gruppo thrash core. Ah, ok. Diciamo, l'influenza di questi generi ha contribuito a formare le sonorità del nuovo album. Ma può risultare magari un po' più aggressivo rispetto ai precedenti. Senti, ma in sala prove fate a pugni per arrangiare i pezzi oppure riuscite a trovare il giusto connubio? No, non arriviamo ai pugni, però comunque qualche battibecco c'è sempre, come ogni volta che si scrive i pezzi. E poi ovviamente ognuno dice, ma guarda che la mia soluzione è la migliore, quindi... Però l'importante è arrivare a un punto di incontro. Cosa si aspettano gli Ibridoma da Goodbye Nation? Beh, o meglio, ho fatto solo l'ultima parte della domanda che avevo in testa. Visto che il disco comunque è uscito il 9 maggio, quindi diciamo che è da un paio di mesi che è uscito, quindi tra recensioni e tutto, come è stato accolto? E cosa vi aspettate da questo disco? Ecco. Allora, l'album è stato accolto stranamente o molto bene o un po' male, diciamo. Comunque le sonorità piacciono parecchio, per paradosso alcuni criticano un po' la voce di Christian, altri la idolatrano perché è particolare rispetto ad altri cantanti. Questo diciamo ci confonde un po', però accettiamo sempre ben volentieri comunque tutte le critiche, perché comunque aiutano a migliorare il gruppo. Da questo comunque speriamo comunque che il pubblico apprezzi il nostro lavoro. Sì, peraltro leggevo che avete registrato il disco in Italia in due studi diversi, però poi il missaggio lo avete mandato in Ucraina da Max Morton, dei Morton Studios. Come mai questa scelta? Beh, il nostro precedente album, Night Club, l'avevamo fatto mixare da Michael Basquet, che aveva lavorato già con Tremonti. Per problemi logistici non ha potuto lavorare anche su questo,
Abbiamo contattato Max Morton, che comunque avevamo già sentito in altre produzioni, ci era piaciuto parecchio, comunque utilizzava delle sonorità comunque valide e credibili per quest'ultimo album. Ho capito. Un'informazione, come state promuovendo il disco? Attualmente comunque stiamo inviando mail e comunque facendo vari concerti in giro, promuoviamo comunque tramite webzine, etichette, qualunque cosa ci capiti sotto tiro, diciamo. E, ma io intendevo anche a livello live, magari vi state muovendo? Sì, comunque abbiamo fatto una tournée poco dopo l'uscita con i poco prima con i Secret Sphere, come diciamo preludio all'uscita dell'album, e attualmente stiamo facendo delle date locali che poi andranno a terminare a dicembre con un mini tour in Grecia per il momento. Sbaglio, c'eravate già stati in Grecia? Sì, siamo stati in Grecia insieme agli Adamas qualche anno fa e diciamo avevamo riscosso una discreta approvazione del pubblico. Abbiamo ricontattato il promotore della zona e è stato abbastanza felice di sentirci e di voler continuare questa collaborazione. Ti spiego perché lo sapevo, perché siamo molto amici di Luigi Castellani degli Adamas e quindi mi ricordo che eravate stati insieme in giro per la Grecia. Senti, la Grecia è sempre una sorta di terra di conquista per i gruppi metal oppure la crisi ha colpito duro anche lì? Beh, indubbiamente la crisi ha colpito chiunque, soprattutto in Europa, ma vediamo comunque questo terreno come una possibile risorsa, comunque è ancora prolifico verso il nostro punto di vista, diciamo. Comunque ci sono parecchi gruppi che magari puntano a delle collaborazioni e ascoltano comunque il nostro genere. Ho capito. Senti, leggevo nella vostra bio, e questo mi ricollega anche al discorso che facevamo prima sulle varie influenze delle special guest che sono presenti nel disco. Sono sì, molto importanti e anche un po' disparate, se vogliamo, perché parlacene, dai, dilli te. Le due collaborazioni sono Ralph Schippers di Primal Fear e Fabio Lione di Rhapsody of Fire. Lione lo abbiamo contattato perché eravamo comunque rimasti per una collaborazione quando siamo andati in tour con loro un paio d'anni fa, e questo comunque si è concretizzato con il pezzo che ha cantato. Con Ralph Schippers invece abbiamo avuto diciamo dei contatti solo tramite mail, che comunque sono stati ben accettati, il pezzo gli è piaciuto parecchio e ha deciso comunque di accettare questa collaborazione. Peraltro è il pezzo che ascolteremo questa sera. Ah. Sì, ci hanno mandato questo i ragazzi dell'SG. E peraltro leggevo anche che c'è ospite pure un mio caro amico Paolo Ietti degli Infernal Poetry. Sì, che tra l'altro oltretutto delle zone nostre è anche un nostro caro amico. Comunque lo salutiamo se è se è in ascolto in questo momento. Guarda, di solito Daniele degli Infernal ci ascolta. Adesso non so se è collegato questa sera. Ah, vabbè. Speriamo anche lui. No, vabbè. Comunque sia, continuiamo con la nostra intervista, quindi i prossimi concerti abbiamo detti, ma state pensando di portare on stage anche qualche idea particolare? Perché vedo anche a livello grafico del disco nuovo, insomma, c'è una certa impronta e volevo capire se magari porterete qualcosa di scenico nei vostri prossimi live. Oddio, comunque noi cerchiamo sempre di migliorare anche in ambito di live. Vedremo come si evolverà questa situazione. Comunque noi abbiamo cercato comunque di dare diciamo un restyling quasi totale comunque agli Ibridom con questo album, tra l'altro cambiando anche il logo e ringraziando tra l'altro per questo anche la collaborazione di Gustavo Sazes che ci ha fatto praticamente tutto l'atto. Ok. Scusa, ma mi è mancato l'audio, non so se avevi finito di parlare, ecco perché ero rimasto un attimo zitto. Bene, senti, ma cosa vogliono fare gli Ibridom alla Grandi? Noi ovviamente speriamo comunque di fare questo di professione, ma sappiamo comunque che non è
una passeggiata, comunque l'unico attualmente che lavora in campo, esclusivamente in campo musicale, è solo Marco Vitali, il nostro chitarrista, che comunque fa l'insegnante. Per il resto comunque abbiamo tutti, diciamo, lavori normali, comunque no, non da rockstar. Beh, vabbè, basta lavorarci sopra. Io ti dico, sono le 21.10 e purtroppo il tempo a nostra disposizione per l'intervista è praticamente terminato. Prima di passare un vostro pezzo, io direi ti lascio un minuto di gloria dove puoi, che ne so, lasciare i contatti del gruppo, salutare chiunque tu voglia. Vai. Beh, allora, un saluto a tutti gli ascoltatori di Metal Wave, vi lascio i nostri contatti che sono www.ibridomo.com e il nostro Facebook che è www.facebook.com/ibridoma Facebook page. Un saluto a tutti quanti e continuate a rockeggiare. Va bene, io ti ricordo prima di lasciarci due cose. La prima è che l'intervista di questa sera, se tutto è andato come dovrebbe, è stata registrata dal nostro collaboratore. Nei prossimi giorni la troverete sotto forma di video del nostro canale YouTube, quello di Metal Wave, e quindi potrete rilanciarla nei vostri siti, Facebook, eccetera, eccetera. Fantastico. E vi ricordo inoltre che per qualsiasi comunicato stampa, novità, notizia, segnalazione di concerti e tutto quanto, c'è sempre metalwave.it. Perfetto. Ciao Leonardo, io ti faccio i miei migliori auguri e fammi un in bocca al lupo a tutti i ragazzi del gruppo. Ciao, grazie mille.